Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Forza. Beh, sono un messaggio che certamente va tenuto insieme. Quanto raccontava Lorenzo Cremonesi è senza dubbio corretto, cioè questa non è soltanto una conquista simbolica, è qualcosa di più. Allo stesso tempo, tuttavia, ci segnala che i russi anche fanno, fino adesso perlomeno, un'enorme fatica. Si raccontava poco fa, per un anno e mezzo che si balla nell'oblast di Donetsk, che vale la pena ancora ricordarlo, è di tutte le parti d'Ucraina la parte più favorevole ai russi, nel senso relativo del termine, figurarsi il resto del paese, eppure non riescono a sfondare definitivamente il fronte, sì. Con tutto che i soldati ucraini sono sempre gli stessi, sono di poche unità, siamo sotto le 50.000 unità tra quelli che combattono fino in fondo da 2 anni quasi praticamente, con tutti i caduti che ci sono stati, davvero una dispersione enorme tra vittime e feriti tra gli ucraini, anche per delle scelte, possiamo dirlo, ormai esposte, quindi molto facile, me ne rendo conto, ma delle scelte anche opinabili, quando durante la controffensiva furono adottate, ma adesso non è il momento di discuterne. Come si collega a questo la vicenda di Navalny? Non ha granché senso da un punto di vista strettamente tattico, traduco. C'è un'enorme stanchezza, o c'era, mettiamo all'imperfetto, chi lo sa, in Occidente per la guerra d'Ucraina, senza nasconderci dietro un dito ai noi, e quindi l'interesse, la voglia di spendersi per la casa ucraina, il finanziamento dell'operazione al fronte, non tanto, non soprattutto, fate voi tra i paesi europei, quanto anzitutto negli Stati Uniti, che anche qui, sempre per essere molto chiari, sì, per carità, il nostro apporto di paesi europei è importante, ci mancherebbe in una guerra come questa, ma senza il sostegno degli Stati Uniti la guerra finisce domani, quindi per essere molto crudi, e il rischio, dal punto di vista del Cremlino, si intende, è che l'uccisione di Navalny possa rinfocolare un sostegno americano per l'Ucraina che fino a giovedì, quindi fino al giorno precedente della morte di Navalny, sembrava scemare non solo sul fronte trampiano, si badi bene, ma anche nel resto del paese, quindi nell'altro fronte, quello democratico, come si suol dire per semplificare. Quindi la possibilità che la morte di Navalny, che dobbiamo inserire, a mio avviso, in una forma davvero eccessiva, intollerabile, oltre ogni tollerabilità da parte del Cremlino di sicumera, perché Navalny non era un problema per il regime, non aveva grande seguito in Russia, lo aveva soprattutto in Occidente, certo. E quindi la sua uccisione è veramente un'umiliazione che va oltre l'omicidio stesso, qualcosa di veramente indicibile da parte del Cremlino, che l'abbia cagionata o eseguita direttamente, a mio avviso non conta, con quella responsabilità è del Cremlino, ed è un'umiliazione che sa da proprio il senso di eccessiva sicurezza, a meno che, e chiudo, questa morte così tragica non vada nuovamente ad accendere un sostegno negli Stati Uniti d'America, ad esempio, che fino a ieri sembrava davvero in nettissima diminuzione. Questo potrebbe essere. Allora,